Un cordiale saluto dalla nostra redazione. Un gruppo di 20 extracomunitari è sbarcato la notte scorsa a Palma di Montechiaro. L'approdo del barcone è avvenuto nello spazio di mare antistante le contrade Ciotta e Marina di Palma. Gli extracomunitari sono stati ritrovati e fermati dalla polizia nel centro della città. Le rotte degli immigrati non sono più dirette esclusivamente su Lampedusa. Se prima gli approdi di clandestini lungo le coste agrigentine del litorale tra Licata e Palma di Montechiaro erano da considerarsi degli eventi straordinari, adesso la situazione sembra essere cambiata. Lo dimostrano gli sbarchi registrati di recente proprio tra Licata e Palma di Montechiaro, come l'ultimo avvenuto la notte scorsa nello spazio di mare tra le contrade Ciotta e Marina di Palma. Ad approdare sulla terraferma è stato un gruppetto di 20 persone, tutte di nazionalità marocchina. Lo sbarco è avvenuto alle prime luci dell'alba. Gli immigrati, tutti uomini, sono stati ritrovati dai poliziotti del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro qualche ora più tardi nel centro della città, pronti a raggiungere Palermo attraverso un autobus di linea. Gli uomini, una volta sbarcati, quindi hanno avuto il tempo di cambiarsi e proseguire verso il centro di Palma di Montechiaro. Per i poliziotti è stato semplice scovare il gruppo di clandestini che, fatto salire sull'autobus per Palermo, invece è stato direttamente trasferito in commissariato. I successivi accertamenti effettuati dalla Guardia Costiera in mare hanno dato esito negativo, nessuna traccia del l'imbarcazione che ha condotto gli immigrati a Palma di Montechiaro. Il gruppo di clandestini invece è stato trasferito sempre in mattinata in questura ad Agrigento per le procedure di identificazione. Aperto un fascicolo d'inchiesta con l'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio. Si cercano ancora 80 dispersi nel mare al largo di Lampedusa dopo il naufragio del barcone carico di migranti. Finora è stato trovato solo un cadavere, salvati 56 extracomunitari, tutti tunisini partiti 2 giorni fa dal porto di Sfax. Quasi nulle le speranze di ritrovare i naufraghi ancora vivi. Alle ricerche dei dispersi hanno preso parte anche i vigili del fuoco del distaccamento terrestre di Lampedusa con l'ausilio di un mezzo navale. L'uomo non può morire perché vuole vivere, così Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, commenta l'ennesima tragedia del mare registratasi a poche miglia dalle coste agrigentine. Non è facile parlare di quali sentimenti una tragedia come quella che si è registrata al largo delle coste delle Pelagie faccia sorgere. Già altre volte ci siamo trovati in una situazione del genere e ho l'impressione che oggi l'unica manifestazione possibile dei sentimenti che si provano sia il silenzio, perché il silenzio è anche un grido, il grido di chi si sente disarmato, di chi è arrabbiato. Oggi sentiamo tanto parlare dei diritti umani e poi permettiamo che tanti uomini, e se la parola uomini ci lascia indifferenti, tante donne, tanti bambini debbano morire perché desiderano una vita migliore. L'arcivescovo si dice davvero offeso come uomo nel pensare che altri uomini debbano essere lasciati morire così, e poi, riferendosi alle tante morti avvenute nel canale di Sicilia, aggiunge: non si contano più quanti hanno perso la vita nel Mediterraneo, e lascia di vedere che queste esistenze vengano poi considerate dalla stampa, dalla gente comune, soltanto dai numeri. Un mondo basato sui numeri non potrà mai essere un mondo umano, ma un mondo nel quale ognuno può schiacciare l'altro. Di queste morti, conclude Monsignor Montenegro, siamo un po' tutti responsabili per l'indifferenza, il nostro andare contro alla loro voglia di un futuro migliore, il nostro sopportarli. E unità della Guardia Costiera tunisina della base di Monastir hanno bloccato al largo di Madia una imbarcazione sulla quale si trovavano 17 persone che cercavano di raggiungere clandestinamente le coste italiane, quasi certamente quelle di Lampedusa. Da luglio ad oggi le autorità tunisine hanno sventato 6 tentativi di emigrazione clandestina, arrestando 277 persone. Lasciamo la pagina dell'immigrazione. 4 giovani di Aragona sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Immanette Gaetano Faia, 22 anni, Federica Fragapane, 20 anni, Simone Salamone, di 21 anni, e la 19enne Olga Caci. Il gruppo è stato fermato sulla strada statale 121 all'altezza di Vicari mentre viaggiava su una Daewoo Matiz proveniente da Palermo con direzione Agrigento. Dopo una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 500 grammi di hashish e una dose di cocaina. I 4 giudicati con il rito direttissimo sono stati condannati: Faia e Salamone a 9 mesi di reclusione, Fragapane e Caci a 8 mesi, con la sospensione della pena per tutti.
I carabinieri del nucleo operativo radiomobile Alicata, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un marocchino di 29 anni, Abdelhak El Hakimi Idrisi, responsabile di furto aggravato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico. Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. 3 grammi di hashish sono stati sequestrati allo straniero, mentre nella sua abitazione è stato riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica dell'Enel. Il marocchino sarà giudicato con il rito direttissimo. Falsi carabinieri in casa di anziani ad Agrigento per rubare denaro. La denuncia arriva dal comando provinciale dell'arma, che conferma come soggetti non identificati, presentatisi quali carabinieri, mediante l'esibizione di tessere di identificazione false, si siano presentati chiedendo di riscuotere personalmente rate di tributi non meglio indicati, truffando somme di denaro che variano dai 100 ai 500 euro. Nel chiarire che l'arma dei carabinieri non effettua in alcun modo servizio di riscossione tributi, il comando provinciale invita a diffidare da chi si presenti con queste credenziali e ad avvisare immediatamente il servizio di pronto intervento all'utenza telefonica gratuita 112. Trovato dai carabinieri per strada, nonostante dovesse trovarsi agli arresti domiciliari, un saccense di 50 anni, Vito Gatto, è stato arrestato dai carabinieri di Sciacca per evasione e trasferito in carcere. L'uomo era stato posto agli arresti in casa alla fine del 2011 per 2 anni dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, in quanto accusato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria. Il Tribunale per il Riesame di Palermo ha rigettato l'appello della Procura palermitana che chiedeva la custodia cautelare in carcere di Raimondo Maccanucco, 31 anni, di Porto Empedocle. Il giovane era stato coinvolto nell'inchiesta Ardom 2 relativa a un giro di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. Accolte dai giudici del Riesame le conclusioni del difensore di Maccanucco, l'avvocato Luigi Troia, la Procura della Repubblica di Palermo aveva avanzato al GIP di Palermo richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere. La politica, dopo l'estromissione dal governo regionale, l'ormai ex assessore alle infrastrutture e ai trasporti Andrea Vecchio annuncia battaglia. L'imprenditore catanese rivuole il suo posto in giunta ed è pronto a percorrere le vie legali contro il presidente dimissionario Raffaele Lombardo. Mi trovo con un grande imbarazzo e malessere addosso, ha affermato Vecchio. Stiamo valutando di presentare ricorso al TAR perché questa ingiustizia messa avanti dall'ex presidente della regione possa essere sanata. Via libera al bando di gara per l'affidamento in concessione dei lavori per la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti organici in provincia di Caltanissetta. L'avviso è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e nei prossimi giorni sarà pubblicato anche su quella italiana e della Regione Siciliana. L'importo previsto per la realizzazione dell'impianto è di 7 milioni e mezzo di euro, mentre l'importo per la concessione e la gestione è di 17 milioni e mezzo di euro. Nuove forme di protesta per i turbini del lato GESA AG2. Dopo il sit-in all'ingresso della prefettura di Agrigento, lunedì gli operatori ecologici, da mesi senza stipendio, inizieranno lo sciopero della fame. Ieri pomeriggio alla GESA una riunione tra il commissario liquidatore Teresa Restivo e gli organi preposti alla risoluzione del problema hanno esaminato la possibilità proposta dai sindacati di conferire pagamenti direttamente ai lavoratori senza il tramite delle ditte. Intanto nei comuni, al centro della provincia, è emergenza ambientale. E adesione totale Alicata, quasi nulla invece negli altri comuni dell'ambito dove il servizio di raccolta dei rifiuti è avvenuto con una certa regolarità, e questo è il bilancio dello sciopero dei netturbini della Dedalo Ambiente programmato per oggi contro i ritardi della società d'ambito nel pagamento degli stipendi. Si è svolto in maniera ridimensionata rispetto alle aspettative degli stessi promotori e dai timori invece delle varie amministrazioni comunali lo sciopero dei dipendenti della Dedalo Ambiente, la società d'ambito che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei 7 comuni del lato AG3. All'origine della protesta dei lavoratori vi sono i ritardi nel pagamento degli stipendi, le mensilità arretrate sono ormai ben 3 a causa della grave difficoltà finanziaria in cui versa la Dedalo Ambiente, che non riesce a raccogliere dei 7 comuni dell'ambito quanto dovrebbe.
quindi non riesce ad assicurare il pagamento degli emolumenti. La situazione più grave è quella del comune di Licata, debitore di diversi milioni di euro nei confronti della Dedalo. Questa mattina davanti al Palazzo di Città si è svolto un sit-in di proteste dei lavoratori che hanno chiesto un incontro con l'amministrazione comunale guidata da Angelo Craci. L'adesione allo sciopero degli operai del cantiere licatese è stata pressoché totale, con il servizio di raccolta dei rifiuti che è stato fermo per l'intera mattinata. Situazione diversa invece negli altri sei comuni dell'ambito. A Canicattì operai questa mattina hanno garantito il servizio svolgendo le normali attività lavorative. A Campobello di Licata invece la raccolta dei rifiuti è stata esclusivamente garantita nelle zone dove si svolge il tradizionale mercatino settimanale, in programma proprio nella giornata di oggi. A Ravanusa il sindaco Armando Savarino ha avuto ieri un incontro con una delegazione dei lavoratori, i quali ha assicurato il pagamento delle mensilità di maggio e giugno e lunedì quella di luglio, e così oggi nel comune saraceno la situazione è stata di normalità per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Stessa situazione a Palma di Montechiaro, dove però il lavoro dei netturbini è stato subordinato all'esigenza di garantire la pulizia della città interessata in questi giorni dalle festività del Santo Patrono Maria Santissima del Rosario. Situazione alla normalità infine anche nei due comuni più piccoli del lato Egitrea, Naro e Camassa, dove questa mattina è stato assicurato il regolare servizio di svuotamento dei cassonetti. E dopo la bocciatura anche al Consiglio Comunale di Campobello dello schema delle società di gestione rifiuti, il commissario straordinario Teresa Restivo, inviato dalla Regione Siciliana, ha approvato con immediata esecutività l'atto, via libera anche allo statuto e alla costituzione notarile della società SRR Ato 1 Agrigento Provincia Est. Sono giorni di intense trattative per la definizione delle liste che prenderanno parte alla tornata elettorale per il rinnovo dell'ARS e la scelta del Presidente della Regione. Nei giorni scorsi il Partito Democratico di Agrigento ha fatto il punto della situazione interna, registrando importanti passi avanti per la scelta definitiva dei componenti della propria lista. Si lavora in questi giorni per la definizione delle liste del Partito Democratico e di quella che sarà a sostegno del candidato Rosario Crocetta. In questo senso avete avuto nei giorni scorsi una riunione ad Agrigento. Sì, la commissione per la formazione delle liste di cui faccio parte si è riunita alcune volte, ieri è l'ultima riunione, e stiamo lavorando alla definizione della lista del PD, parallelamente lavorare a quella del presidente Crocetta, e siamo a buon punto. Si parte naturalmente nella lista del PD con i tre deputati uscenti, Panepinto, Di Benedetto e Marinello, e si sta lavorando a coprire altre fasce territoriali, quale per esempio l'area Canicattì, e c'è una disponibilità espressa dall'ex candidato sindaco Alberto Tedesco, c'è una disponibilità anche sull'area delicata di un giovane Endone Carlino, stiamo valutando altre candidature e si sta cercando di coinvolgere anche alcune figure femminili. Parallelamente si costruisce pure la lista Crocetta, anche se lì la regia regionale, dove dentro ci saranno rappresentanti del nuovo PSI, dell'app di Rutelli. Ecco, per quanto riguarda invece le normali polemiche che precedono ogni tornata elettorale, l'alleanza, il sostegno fornito dall'UDC al Partito Democratico riguardante la candidatura appunto di Rosario Crocetta viene considerata innaturale soprattutto della sinistra più radicale, possiamo usare questo termine. Allora, guardi, c'è un dato che ha acclarato, sono le ultime tre elezioni regionali, con tre figure autorevoli come Orlando, la Finocchiara e Borsellino, con la classica configurazione del centro-sinistra, abbiamo perso. Qua si sta cercando di fare qualcosa di più, che tra l'altro anche ha un respiro nazionale per le politiche del prossimo anno, c'è un'alleanza anche col mondo moderato. Tenendo conto che insomma, il programma è un programma ambizioso, incardinato in una figura forte, autorevole, che ha contrastato fortemente la mafia, che è Rosario Crocetta, su cui noi crediamo e siamo particolarmente vicini, non ritengo che sia naturale questa alleanza, perché
va nel solco delle dinamiche nazionali e ripeto, anche negli ultimi mesi c'è stato anche un avvicinamento. Ritengo che pretestuose e tra l'altro anche prive di significato sempre le polemiche che si fanno a sinistra del candidato Fava, che insomma più che attaccare il centro-destra attacca sempre il nostro candidato Crocetta, quindi è lui l'alleato più importante di Musumeci, che attaccando Crocetta non si favorisce il candidato Musumeci, perché tutti i sondaggi danno un destra a testa tra Musumeci e Crocetta, quindi abbiamo l'occasione questa volta di far vincere un presidente del centro-sinistra e faccio un appello anche agli elettori della sinistra radicale di votare il nostro candidato Crocetta. Il prossimo 12 settembre alle ore 17 il Comitato Regionale degli ASU si riunirà a Favara nel Castello Chiaramonte per discutere le problematiche e decidere le prossime azioni di protesta, che potrebbero anche prevedere la raccolta delle schede elettorali e quindi una campagna politica. I precari dell'area socialmente utile in Sicilia sono circa 5.800, di cui 897 in provincia di Agrigento. L'IPIA Marconi e il Liceo Classico Foscolo di Canicattì riaprono i battenti nelle stesse condizioni in cui li hanno chiusi a giugno. La denuncia del segretario della Camera del Lavoro Anna Tascarella: la città deve capire che senza la scuola, senza una formazione adeguata, il futuro del nostro paese, ha detto la sindacalista, sarà fortemente compromesso a prescindere da tutto. Esorto tutti a porre attenzione su questo problema, perché a prescindere da tutto ciò che ci circonda, dalla spending review e da quanto durerà la crisi, senza un reale impegno nei confronti dell'istruzione che garantisca a tutti, soprattutto i più deboli, tutto il resto è inutile. Tascarella ha chiesto un incontro al presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi. E fermento nelle altre scuole canicattinesi in vista dell'apertura dell'anno scolastico. Lunedì alle ore 12.30 nel plesso Gangitano saranno sorteggiate le prime classi della secondaria di primo grado. Ne ha dato notizia il dirigente scolastico Michele Passalacqua. Adesso, brusca frenata sul mandorlo in fiore 2013, il distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento ha sospeso l'avviso di gara per la sagra e l'interruzione di tutte le attività avviate, che vengono quindi trasferite e messe a disposizione del comune per l'eventuale ipotesi di prosecuzione con metodologie, procedure e tempistica che l'ente deciderà di porre in essere per l'accelerazione dell'organizzazione dell'evento. La regione siciliana infatti avrebbe ridotto la somma per la sagra, che è stata portata a sole 65.000 euro. Il protocollo sottoscritto tra il comune di Agrigento e il distretto prevedeva un elaborato integrativo riguardante la definizione delle effettive somme che Palazzo dei Giganti avrebbe dovuto impegnare, ad oggi non ipotizzabile a causa appunto dei trasferimenti ignoti. Andrà in scena stasera alle ore 21 in Contrada Rinazzi a Canicattì la commedia di Salvatore Castellano Autro è parlare di morti, Autro è morire. La rappresentazione teatrale sarà interpretata dalla GAD e dall'Uni3. L'appuntamento rientra nella manifestazione Rinazzi in festa. Lo scrittore canicattinese Federico Licalzi ha presentato ieri pomeriggio a Canicattì la sua antologia poetica Dittologie congelate. L'iniziativa è il primo dei tre appuntamenti denominati Tramonti diversi, voluti dal comune. Licalzi sta lavorando a un nuovo genere, un romanzo, e in questa intervista ci conferma come a Canicattì sia difficile fare cultura. Dittologie congelate questa sera si presenta nella sua città, una bella emozione. Sì, questo libro è stato pubblicato quest'anno nel mese di aprile. Abbiamo fatto diverse tappe un po' per tutta la provincia, esattamente Agrigento, Licata, Grotter, Ragalmuto, Aragona. Oggi siamo a Canicattì e nei prossimi mesi saremo anche a Palermo e Catania. Ci possiamo ritenere soddisfatti da questo punto di vista. La critica ha dato pure dei riscontri positivi? Sì, direi di sì. Il mio primo libro, Poetica Coazione, è stato recepito un po' in tutti gli ambienti, quindi nelle università, nelle associazioni culturali, ma ancora di più questo secondo libro, Dittologie congelate appunto, ha ricevuto la postifazione, ricordiamo, del professore Enrico Testa, che è docente di storia della lingua italiana presso l'Università di Genova, nonché uno scrittore e poeta che da anni pubblica per Einaudi. Qual è il segreto di Dittologie congelate? Dittologie congelate non ha un segreto. Quello che c'è dietro a Dittologie congelate non è altro che il mio mondo poetico,
che poi è il mondo poetico che ha ogni scrittore e ogni uomo, che è il nostro passato, nonché la nostra infanzia. È un rapporto felice o no quello che intercorre tra Canicattì e la cultura? Ahimè, no. Devo dire che a Canicattì purtroppo fare cultura è molto difficile. Io personalmente ho fatto diversi eventi culturali a Canicattì, ricordiamo con il professor Testa appunto, con il professor Mula, con Gaetano Savatteri che è un giornalista del nostro territorio. Però tutte le volte che ho dovuto fare questi eventi culturali ho trovato sempre delle difficoltà sotto ogni aspetto. Sta lavorando a qualche altra opera? Sì, per ora sto lavorando sempre alla poesia che rappresenta il mio nucleo centrale di creatività. In più per ora mi sto dedicando alla stesura di un romanzo. Diciamo che l'idea di un romanzo mi tormenta da molto tempo. Ora ho trovato il modo come scriverlo, nel senso che la scrittura per anni, lo scrivere per anni in versi mi ha abituato al sintetico e all'essenziale. Quindi ho dovuto smontare la mia tecnica per affrontare questa sfida della prosa. Qualche anticipazione? È un romanzo che racconta la mia vita con delle sfumature di fantasia. Passiamo allo sport, si gioca domani la seconda giornata del campionato di calcio di Serie D, Licata dopo il pareggio interno di 7 giorni fa affronterà in trasferta l'Agropoli, si apre domani invece il campionato di calcio di eccellenza, l'Acragas esordirà in trasferta contro il Valderi, c'è impegno esterno anche per il San Giovanni Gemini contro la Leonfortese, prima tra le mura amiche invece per il Camarat, la Folgore per il Raffadali contro la San Cataldese, e al via anche il campionato di promozione, il Canicattì Calcio esordirà domani in casa alle ore 16 contro il Salemi. Walter Spatola, 21 anni, sarà il nuovo centrale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica PGS Domenico Savio. Spatola proviene da una stagione saltante nel Canicattì 5, dove è stato però poco valutato. 11 gol sino a circa 9 gare ufficiali. Spatola è cresciuto nelle giovanili della PGS e ha fatto il salto di qualità con il futsal Villorba, con le giovanili nazionali Under 18, Under 21 e infine prima squadra in Serie B. La società mira all'innesto di 4 calciatori d'esperienza, trasferiti in prestito, 5 tesserati alla Canicattì 5. Adesso il meteo. Previsioni meteo per domenica 9 settembre in provincia di Agrigento, sole e caldo, venti deboli, mare poco mosso. In Sicilia le temperature minime saranno comprese tra i 14 gradi di Enna e 24 di Catania e Siracusa, le massime invece varieranno dai 26 gradi di Enna ai 32 gradi di Palermo. E con il meteo è tutto, grazie per essere stati con noi e buon fine settimana.